Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo di scarpe vegan. Allora, questo video è stato totalmente improvvisato perché oggi volevo girare un video ma non sapevo su cosa girarlo. Poi mi sono ricordata che 2 giorni fa mi sono arrivate le mie nuove scarpe vegan e volevo condividere con voi alcune impressioni. Quindi, oggi vi racconto la mia esperienza con le scarpe vegan. Piccola anticipazione, potrebbe a un certo punto morire la fotocamera e quindi io potrei dover continuare il video più tardi, ma intanto iniziamo. Allora, scarpe vegan, dunque, la mia esperienza. Diciamo che per quale motivo sono approdata alle scarpe vegan? Innanzitutto c'è una grandissima distinzione da fare perché molto spesso ricevo domande da voi riguardo le scarpe appunto vegane e che differenza c'è, quali hai comprato, con quali ti sei trovata meglio. E innanzitutto c'è una grandissima distinzione che devo fare, che ho imparato anche io, diciamo, sulla mia pelle, letteralmente. Allora, esiste una grandissima differenza tra le scarpe vegane e quindi fatte con una fibra vegetale e quindi con zero ricavati appunto di origine animale e delle scarpe... delle scarpe fatte con materiali riciclati e delle scarpe in ecopelle. Allora, probabilmente l'ecopelle sarà il materiale che voi avrete sentito più di tutti perché è quello che più facilmente si trova anche nei negozi, anche in quelli di fast fashion. Ma l'ecopelle è sostenibile? No. Allora, qual è il problema? La differenza tra appunto materiali di riciclo, fibra vegetale e ecopelle è che l'ecopelle molto spesso, se non è fatta comunque di materiali plastici, è di un materiale estremamente scadente, quasi sempre. Infatti non vi stupirà il fatto che molto spesso quei prodotti che vengono spacciati per ecopelle costano pochissimo. Per esempio le scarpe di H&M ecopelle, uno dice ok, non c'è la pelle, perfetto, le compro e magari costano 20 euro. Dunque, quel prodotto vi durerà 10 giorni, una settimana, un anno tutto al più, ma è probabilmente un prodotto comunque scadente. Questo perché è una grande verità che le scarpe di pelle hanno una qualità incredibile e sono fatte per durare. È altrettanto vero che 300 paia di scarpe di pelle non sono necessarie quanto un buon paio di scarpe di pelle e basta. Quindi diciamo che c'è sempre quella sottile differenza e quella accortezza da tenere quando facciamo degli acquisti di capire se ne ho veramente bisogno, in quale misura e in quale quantità. Quindi fondamentalmente io non sono mai stata una che impazzisce per le scarpe, cioè io non ho migliaia di paia di scarpe con i tacchi, per esempio non li metto mai. Una mia piccola fissa sono forse gli stivaletti e le scarpe tipo le cipi, però a parte questo insomma non compro tantissime scarpe. Sta di fatto che nell'ultimo periodo della mia vita avevo deciso di cominciare a fare delle spese mirate per delle scarpe di pelle o non buone, che fossero di marca, che fossero un investimento. Siccome poi ho deciso di essere di goccio e di cercare a tutti i costi delle scarpe che fossero vegane ma di qualità, ho fatto una ricerca immensa e ho scoperto alcuni brand di cui voglio parlarvi oggi. La prima scarpa di cui voglio parlare è questa qui, il mio stivaletto che ho preso da Will's Vegan Shoes Shop, uno shop londinese, quindi le ho acquistate online e sono appunto degli stivaletti in fibra vegetale. Questo è un brand etico e sostenibile, londinese per l'appunto. Questo stivaletto l'ho pagato 120 euro ma l'ho acquistato l'anno scorso ed è ancora praticamente come nuovo. Sono state scarpe che non mi hanno mai creato fastidio ai piedi, dolori, io le utilizzo con i miei plantari e non ho mai avuto vesciche, forse soltanto la prima volta che le ho indossate, ma poi non mi hanno mai più causato problemi. Hanno una linea veramente bellissima e super basic, sono comodissime e appunto molto molto morbide, hanno anche questo piccolo tacchetto qui sotto. E sono fatte per l'appunto in fibra vegetale, quindi non sono in ecopelle e sono fatte per durare, motivo per il quale ho deciso di fare questo investimento e spendere un pochino di più. Questo perché volevo a tutti i costi prendere degli stivaletti, ma non avevo voglia di prenderli di pelle e volevo vedere se ci fossero delle alternative online.
Devo dire che Wills Vegan Shoes è uno dei miei siti preferiti di scarpe vegan, anche se ho acquistato per adesso solo questo paio, ma perché appunto valuto di comprarne solo quando ho il bisogno. E loro vendono prevalentemente stivali e stivaletti, hanno anche delle scarpe basse, però non rientrano nel mio gusto, e considerando che comunque vanno spesi dei soldi e c'è anche una spedizione, nonostante sia totally plastic free il loro packaging, comunque secondo me bisogna sempre considerare appunto cosa si sta acquistando se viene dall'altra parte del mondo. E quindi non farsi prendere la mano e spendere solo quando necessario. Io mi sono trovata molto bene, quindi se cercate appunto brand che facciano stivali o stivaletti, loro sono straconsigliatissimi. Ora veniamo al secondo paio di scarpe di cui voglio parlarvi. Anche in questo caso parliamo di un brand ecologico e sostenibile che a me piace moltissimo, che si chiama Natural World, e io di loro ho 3 paia di scarpe, ma qui ne ho solo uno da farvi vedere, anche perché ne ho un altro bellissimo che vi giuro non ho mai messo perché sono delle scarpe troppo alte, non so veramente come mi è venuto in mente di acquistarle. Questo brand è di fascia medio-bassa in realtà, perché queste scarpe sono costate 38 euro, quindi comunque sono delle scarpe abbastanza abbordabili da tutti. E sono appunto le mie cipi rosa fragola, di cui letteralmente vado pazza. Dovrei pulire un po' la gomma che si è ingiallita, però sono stupende. Io queste le amo, non è che sono delle pantofole, di più, sono morbidissime, in 100% cotone organico e gomma naturale. E queste io le amo, non soltanto perché veramente quando le indossate sembra di avere delle pantofole, ma perché non fanno sudare il piede, ne esistono di 1000 colori ed esistono anche coi lacci, un po' modello espadrillas, stivaletti, ne esistono di ogni tipo sul loro sito. Una piccola accortezza che però vi devo suggerire: ogni volta che acquistate qualsiasi tipo di scarpa, anche da un brand sostenibile, verificate sempre che state scegliendo la sezione vegan o comunque appunto che non sia di pelle. Perché, per esempio, nel loro caso io ho deciso di acquistare 2 anni fa degli stivaletti molto pesanti. Ma non volevo prendere gli UGG perché li considero comunque una grande marca di distribuzione, non so se la loro filiera produttiva sia etica e sostenibile, e quindi ho deciso comunque di rivolgermi a Natural World, e anche lì ho fatto un acquisto super azzeccato perché sono delle scarpe bellissime, c'è una foto, ve la lascio qui, le amo, anche quelle non mi si sono rovinate e con il tempo sto appunto apprezzandole sempre di più. Quindi anche qui state attenti quando scegliete, perché può essere che un sito che vende scarpe vegan ne venda anche di non vegan e voi potreste fare l'acquisto sbagliato. E qui arriviamo alla mia esperienza con le Tadam Veya Shoes, tra le marche più famose al mondo di scarpe vegane. Allora, eccomi, come previsto si è scaricata la batteria, quindi praticamente sono nel pomeriggio a finire di girare questo video. Dunque, dicevo, avrete visto nel mio video degli acquisti dei regali di Natale che avevo ricevuto delle veglia bellissime con la V bordeaux e il retro, se non sbaglio, blu, le targhetta blu. Io felicissima di questo paio di scarpe, faccio le foto, il post su Instagram, scusatemi. E quindi niente, mentre le guardavo ero molto curiosa di capire come fossero effettivamente fatte, quale fosse il materiale, per poterlo dire un pochino meglio in maniera più dettagliata, mi accorgo che sull'etichetta c'è scritto leather e dico: com'è possibile c'è scritto pelle? Forse leather in inglese significa anche qualcos'altro, tessuto, sono un po' nel panico. Apro subito l'ordine che aveva fatto mia madre per Natale e mi rendo conto di averle per sbaglio inoltrato un paio di scarpe veglia non vegan. E sono rimasta malissimo perché io ero convinta che tutte le loro scarpe fossero vegan, perché spuntando la sostenibilità, allora io le ho fatte prendere a mia madre su Zalando, perché di farglielo prendere sul sito originale della Veya non me la sentivo perché è tutto in inglese, ci sono le spedizioni e ho paura che per lei sia un po' più complicato, invece Zalando sarebbe stato anche più facile in generale se avessi voluto fare un cambio, come poi è stato. Insomma, niente, praticamente mi rendo conto che queste scarpe sono di pelle e ci rimango malissimo, perché dico, nel momento in cui vado a spendere 130 euro per un paio di scarpe, se devo prenderle di pelle ne compro una che so che magari è appunto una marca eccezionale. Io la Veya la conoscevo, ma fino a un certo punto non avevo mai provato delle loro scarpe, quindi ho pensato magari sto anche facendo un investimento sbagliato. Quindi niente, io sono di coccio come poche persone al mondo e mi sono messa in testa che dovevo cambiare queste scarpe, cosa che quindi ho fatto. Ho fatto il reso a Zalando, mi hanno rimborsato i soldi. Quindi vado a spulciare sul sito di Zalando per trovare la stessa scarpa non vegan, ma in generale comunque sono rimasta male.
a pensare che appunto le veglia sono portate come uno dei marchi vegan più sostenibili che ci sia, il che tra l'altro forse è anche vero che è una marca sostenibile, però mi ha stupito che praticamente a parità di modello lo fanno sia vegan che non vegan. Ed è un po' una, non dico una paraculata, poi magari è la paraculata è proprio farla vegan, non lo so, però voglio dire, cioè, almeno mettici un bollino grosso così che io capisco che sono fatte di pelle, perché io me ne sono accorta soltanto scendendo nella descrizione del prodotto, perché appunto di fatto stava tutto sotto la grande voce del sostenibile, quindi altra cosa che ho imparato a mie spese è che devo stare più attenta quando faccio questo tipo di acquisti. Quindi consiglio anche a voi, cioè io per esempio molti di voi mi avevano consigliato le vegan shoes, che appunto è un sito dove ci sono un sacco di sneakers interessanti, però di base mi piacevano comunque di più le veglia tra tutti i modelli. E siccome comunque costano queste scarpe, ho pensato perché devo andare a rinunciare a una scarpa che mi piace solo perché appunto non c'è l'equivalente vegano. Quindi vabbè, mi sono messa un po' a spignattare. Morale della favola, Zalando aveva terminato qualsiasi altro modello vegan, cioè i modelli vegan che c'erano non mi piacevano. Vado sul sito originale della Veia e sul sito originale della Veia la scarpa che volevo io, vegan, era finita. Mi ha preso un po' lo sconforto. Fin quando poi ho detto, vabbè, senti, la verità è che io ho bisogno di un paio di sneakers perché le mie Reebok facevano veramente pena, sono distrutte. E vi giuro, io non penso di averle comprato più di 1 o 2 anni fa al massimo, quindi 2 anni per un paio di scarpe mi sembra veramente pochissimo. E quindi niente, alla fine sono approdata a loro, che mi sono arrivate letteralmente 2 giorni fa, le ho già utilizzate per 2 giorni interi e non ho avuto problemi di nessun genere, questo per me è già un grandissimo successo. Sono morbidissime, ovviamente queste sono fatte con fibra vegetale, cotone organico, bottiglie riciclate, cose di questo genere, quindi sono vegan in tutto e per tutto. E sono anche meno resistenti, cioè nel senso qui no, però la parte davanti non è dura neanche la linguetta perché è in cotone rispetto a quella che invece c'era sull'altro paio di scarpe. Il costo è stato lo stesso, 130 euro, che quindi è veramente tanto per un paio di sneakers, però era un regalo di Natale dei miei genitori e ci tenevano che io avessi un paio di scarpe buone, vegan, e quindi ho detto: siccome le sneakers costano tanto, alla fine questo va bene. Quindi, morale della favola, penso che sia un paio di scarpe più leggero rispetto all'altro, perché comunque di base c'è il cotone. E a me stanno piacendo tantissimo, a parte che hanno una bella linea, sì, non era proprio il colore che avevo scelto perché mi piaceva questo fatto che la scarpa fosse interamente bianca e avesse la V di questo colore e il dietro blu. Però va bene così, cioè alla fine sono riuscita a recuperare questo paio che comunque è meglio di niente. Quindi, per concludere questo mega video sulle scarpe vegan, queste sono le scarpe che appunto io ho comprato negli anni. Diciamo che sono state tutte e tre per me un successo, quindi per il momento non vedo limiti per me nell'acquistare scarpe vegan. Ammetto che io attualmente per necessità, necessità fa virtù, ho comprato anche degli stivaletti che fossero appunto made in Italy di pelle con il tacchetto perché ne avevo bisogno. Io ho i piedi distrutti, infatti. Cioè, non è con i piedi distrutti, però ho i piedi e la schiena che devono stare con una certa postura. Infatti, qui dentro c'è il mio plantare. E una scarpa con il tacchetto avevo voglia di regalarmela, perché comunque mi aiuta a stare un po' più dritta con la schiena, non è la solita scarpa bassa che ho preso da Wills Vegan Shop. Shoes. E quindi vabbè, insomma, appunto, quindi quando mi capita faccio anche delle scelte diverse, però io in generale non vado per accumulo, infatti questo è il mio paio di sneakers, ne ho un altro paio dell'Adidas di quando avevo penso 16 anni e l'altro delle Reebok che l'avevo comprato appunto in alternativa a quello dell'Adidas, l'ho dovuto praticamente cestinare perché era distrutto, quindi poi ho deciso di acquistare questa per sostituire il mio paio di sneakers. Niente, questo è stato la mia esperienza con le scarpe vegane. Come sempre c'è da imparare, però comunque vi dico la verità, non capisco tanto che un brand faccia scarpe vegan e non vegan. Cioè, non lo so, non è una cosa che comprendo. È come se la soia facesse prodotti sia a base vegetale, la valsoia, sia a base vegetale che di carne.
Cioè, è una scelta e allora dovrebbe essere così per tutto. Poi la loro filiera produttiva è sostenibile perché appunto utilizzano il cotone organico, però insomma, comunque ci sono rimasta un po' così. Infatti poi vabbè, alla fine ho preso loro perché sul Vegan Shoes Shop non avevo trovato veramente niente che mi piacesse a quel prezzo. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi qui sotto le vostre esperienze, come vi siete trovati con le scarpe vegane, se ne avete provate anche voi, e noi ci vediamo in un prossimo video.